Signori, posso finalmente annunciarvi che dopo 2 settimane di attesa è tornato niente po' di meno. Quanto fa ridere, niente po' di meno. Che rullo di tamburi. Sì, oggi siamo low budget. Il mostro risponde. Più esplosioni varie, ricordi del Vietram. Amici, oggi andremo a rispondere a un botto di domande. Ce ne sono tantissime perché appunto è 2 settimane che non faccio Master Risponde. Ci saranno copertine del clickbait? Sì. Faremo domande scomode? Sì. Risponderò a tutte? No. Iniziamo. Prima domanda che risale al 19 dicembre. Vado. Master, fa un piccolo spam, momento clickbait everybody. Preferisci Mates o l'Illuminati Crew? E poi domanda sotto, ti piace Blur? Che potrebbe fare rima con Crew, però non fa rima, quindi no. Allora, preferisco Mates o l'Illuminati Crew? No, in realtà, ma non seguo tanto YouTube. Però da più piccolino, più ragazzino, ti avrei detto Mates. C'è chi mi piace di quelli e c'è chi mi piace degli altri, quindi rimango sul vago e mi salvo così. Ti piace Blur? Non male, non male, anche lui non lo seguo molto. So che adesso fa tipo Twitch e fa un botto di spettatori a live. Ci sta. Detto ciò, ci siamo salvati con la domanda scomoda. 20 dicembre, madò. Ti piace la pizza? Certo, certo. Soprattutto quella con l'ananas. No, non è vero, stavo scherzando, era per il meme. Non chiedetela mai in una pizzeria italiana, altrimenti vi rapiscono. Ne so qualcosa, un saluto alla mia sorellina rapita. Prossima domanda. Hai mai bestemmiato? Sempre nel 20 dicembre. Allora, pochissimo in realtà, proprio raramente, quelle 2 o 3 volte l'anno. Però sì, a volte quando proprio, quando ci vuole, come si dice. Però no, di solito no, sono molto tranquillo e pacato. Levi, che tra l'altro so che è uscito un altro episodio dell'Attacco dei Giganti, in caso andatevelo a guardare, ci suggerisce: perché non seguite Massa su Twitch e non entrate nel server Discord in the fucking descrizione? Oh sì! Oh sì, lui sì che è un uomo! Oh yeah! Comunque sì, tutti i giorni live alle 3 su Twitch, tranne la domenica ci riposiamo. E entrate su Discord, link in the description. Fa figo dirlo in the description, lo dirò più spesso. In the description! Cosa ne pensi di Master Official Channel? C'è un cosino nero da cliccare, lol. Prossima domanda. Quando arriva domenica, 2 punti, parentesi al contrario, punto di domanda che sostengo sia una faccina triste. Credo oggi, se avevo voglia di editare sabato sera, credo che oggi sia domenica. Fatemelo sapere intanto. Magari siamo in un'altra linea temporale, ma questa è un'altra storia. Ma se la macchina la metti in moto, la moto la metti in macchina. Voglio suicidarmi. E parlando di Peanuts, su Twitch mi ha riscattato tramite i punti canale di una frase che voglio in un video, perciò la frase è, non chiedetemi perché, Lanzarone, 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 e perché no, ancora una volta Lanzarone, Sonia sei la bidella migliore del mondo, love dalla classroom, vendo bambini a 5 euro, mi dissocio. Però comunque abbiamo mantenuto la promessa di dire la frase, non farò domande, devo toglierla quel coso di dire una vostra frase nei video, è troppo pericolosa. C'è una domanda che o vi blurro o non vi faccio vedere, ma fa di un ridere. Se in caso la voleste vedere, entrate nel server Discord. Non la dico perché poi sono strabannato, morte varie. Però fa molto ridere, dannato Tempest. In caso entrate nel server, è del 24 dicembre, se qualcuno la volesse recuperare. Prossima domanda. Che ne penso di Shiva? Master, cosa ne pensi di Kendall e Bella Faccia? Ah, è vero che c'era il coso di fare le domande, così mettevo la copertina clickbait. Allora, quello di Kendall e Bella Faccia ve lo tengo. 31 dicembre, ultima domanda dell'anno, tra l'altro, per il prossimo video. Almeno, dato che la copertina clickbait ce l'abbiamo già sto video, ce la siamo messa in saccoccia, questo qui lo teniamo per il prossimo. Prossima domanda. Serie Netflix preferita? Sempre se lo hai, vabbè che io vado giù di robe illegali, ma non ditelo in giro. Serie Netflix preferita? Allora, non so se c'è How I Met Your Mother su Netflix, nel dubbio ti dico quella, che è un po' più vecchiotta. Poi a me piacciono tipo quelle appunto How I Met Your Mother, Scrubs o Lost, tutte quelle lì un po' particolari. Me le sono segnate in realtà. Se no c'è anche Stranger Things, carina. Ma ne ho visto un botto in realtà di serie, non ne ho una preferita. Anche The 100, ce ne sono Agents of S.H.I.E.L.D., quelle della Marvel, ce ne sono un botto. Preferita, preferita, credo proprio in assoluto, ma non credo ci sia su Netflix, è How I Met Your Mother per l'appunto. Se non l'avete mai vista, raga, recuperatevela che... Delirio, panico e paura a Medjugorje. Delirio. Ti piace leggere? Qual è il tuo libro preferito? Mi piace leggere? No, assolutamente. Proprio una noia totale. Però i libri insegnano molto. E voi direte, allora perché non impari? Perché non leggi i libri? No, imparo, ma non tramite i libri. Perché ciò che puoi leggere lo trovi anche online, ricordatevelo. Perciò, no, non leggo praticamente mai. Però sono molto acculturato su molte cose. Il mio libro preferito? No, non ho un libro preferito. Oddio, I Topolino. No, non è un libro, è un fumetto. Libro proprio.
No, assolutamente non ce l'ho. Fatemi sapere il vostro, se vuoi... Ma si legge ancora il 2020? No, mi dissocio da tutto ciò che ho detto, raga, leggete. Che tipo di tempo, pioggia, neve, sole preferisci? Sole, assolutamente. Anche se soffro il caldo in una maniera bestiale, tipo che muoio appena ci sono 32 gradi. Però sì, sole, sole. Qual è il mio stato preferito oltre all'Italia? Il tuo è la Norvegia. Ma va, perché la Norvegia? Perché? Vabbè, comunque il mio... no, gli Stati Uniti, raga. Stati Uniti devastanti, anche se in realtà hanno i loro problemi vari, però Stati Uniti, The American Dream, che fai te ne privi. Anime preferito? Allora, anime generale, vabbè, a parte che mi sa che avevo risposto, non mi ricordo, vabbè, nel dubbio di quelli vecchi, storici, il classico Dragon Ball, Naruto e One Piece, tipo, è anche Yu-Gi-Oh! In realtà, sono tipo la triade. Però di quelli un po' più nuovi, ReZero molto carino, ve lo consiglio. O se no, no, Attack on Titan è bello ma non è tra i miei preferiti. C'è anche Mirai Nikki, strabello. Oppure Danmachi. Raga, Danmachi, strabello, strasottovalutato. Guardatevelo se avete tempo, dura poco. Dovrà uscire un'altra stagione. Prossima domanda. Che prospettive hai per questo 2021? Attenzione, domanda incredibile, l'1 gennaio tra l'altro. Non lo so come potrebbe succedere di tutto. Io mi aspetto tranquillamente o una pandemia zombie o che i robot, tipo le macchine, si rivoltino contro di noi. Me l'aspetto tranquillamente, quindi non sarei sorpreso. Però no, per il resto non vi saprei dire. In realtà è molto imprevedibile, anche perché se faccio un piano poi non va mai come sperato e cambiano sempre. Quindi non saprei. Vi saprò rispondere magari tra qualche mesetto. L'unica cosa certa che so è che tra una settimana è il mio compleanno. Sium! Sium, sium! Fine. Oddio, prossima domanda, tipo, ho previsto il futuro. No, raga, è inquietante. Sei pronto a una futura invasione Z, che sarebbe zombie, e a un innalzamento del livello del mare? Ho appena parlato di invasioni zombie. Sono sempre più certo che potrebbe succedere. Prossima domanda, con un po' di inquietudine, mi guardo intorno. Cibo e colore preferiti? Colore azzurro o comunque blu elettrico? Cibo, classicone, o pizza, o... sushi. Se la combattono, c'è il classico 1v1 in creativa tra pizza e sushi. Vediamo chi vince, chi è migliore a buildare. Porterai più video? Sì, in realtà ne facevo uno al giorno fino a tipo un mese fa. Però facendo anche le live mi viene un po' difficile. Devo svegliarmi presto e registrare e editare tardi. Quindi magari uno ogni due giorni. Comunque sì, dai, se riesco ne faccio uno al giorno. Per adesso ne ho un po' da parte, quindi la voglia di editare mi deve venire tipo alle 3 di notte, ma va bene, ce la faremo, ce la faremo. Hai mai pensato di portare Five Nights at Freddy's o altri giochi del genere? Sium? Sì? L'avevo portato, tra l'altro, FNAF, come dite voi, con me come protagonista. Vi direte, cosa? Cosa? Eh sì, perché un ragazzo, cacchio, non mi ricordo il nome, in caso se stai guardando il video scrivimi nei commenti, aveva fatto Five Nights at Freddy's con me come protagonista. C'ho ancora il gioco, tra l'altro potrei rifarci il video volendo, adesso che siamo di più. L'avevo fatto a inizio canale, tipo un anno fa. Però carino, carino, ci stavo. Ultima domanda è su cosa ne penso dei me contro te, che non mi avevate mai fatto, ma hey, credo sia la copertina del canale. Non li seguo, però sono, fidatevi, sono molto, ovviamente non li seguo, ovviamente non c'era neanche bisogno di dirlo, però sono molto intelligenti, perché se voi, vi giuro, fatelo, fate un giro tipo al supermercato o comunque nei centri commerciali. Tipo, un prodotto è loro e l'altro pure, cioè stanno brandizzando tipo tutto, patatine, non mi viene altri esempi, però un botto di roba, e quindi ci sta, stanno diciamo cavalcando l'onda, questa è l'onda che cavalca, e fanno bene in realtà, fanno bene, ci sta, quindi hanno fatto anche i film, robe, cose incredibili, i video fanno tipo 1 miliardo di visual a video, inspiegabile. Però va bene, ci sta, ci sta. Quindi non li seguo, ovviamente, neanche voi, credo. Fatemi sapere chi di voi li segue. Questo è il simbolo dei... scrivetemelo nei commenti. E niente. Quindi anche oggi le domande sono state risposte. Credo che il prossimo Master Rispondo uscirà ad agosto, per quanta lentezza ci metto a editare questo tipo di video. Vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi ovviamente altre domande qui nel server Discord, link in descrizione. E ci becchiamo domani alla solita ora, ovvero 6:30, ho anticipato un attimino, con un nuovo video, e alle 3, alle 15 ovviamente, in live su Twitch. Sempre link in descrizione. Ciao!